Ciao Piero, siamo alla 17ª edizione del Premio Franco Nazionale, Premio Giornalistica, dedicato a un giovane giornalista che è venuto a mancare e che ha lasciato un vuoto in tutti noi. Che cosa rappresenta questo premio per la città di Crotone e per quanti lo hanno conosciuto, per la famiglia maggiormente? Franco era un grande, era molto bravo, io l'ho sempre ribadito durante le varie cerimonie di consegna dei premi, che era uno dei più bravi, se non il più bravo, in assoluto, senza nulla togliere a nessuno. E 17ª edizione, questo vuol dire che, considerando che è partito il premio un anno dopo la morte e un anno l'abbiamo saltato per la pandemia, vuol dire che in pratica Franco ci manca da 19 anni a questa parte. Quindi è un'assenza che, nonostante il tempo, non si cancella. Che ricordo ti porti dietro di questo, in questi Franco, anni? Lo dicevamo prima, Franco era un grande lavoratore, soprattutto perché noi sappiamo che lavorava in fabbrica, aveva dovuto sostituire il padre alla Pertusola. Anche lui morto in giovane età. Anche il padre morto in giovane età, anche lui forse, e forse proprio lì ha avuto il male lì durante il lavoro, ha preso questo male incurabile che poi gli è costato caro in pratica. E quindi riusciva a conciliare il lavoro della fabbrica con il lavoro di giornalista? Di giornalismo, e riusciva a fare bene entrambi poi alla fine dei conti. Era una persona ben voluta, era una persona che si faceva amare da tutti indistintamente, perché era una brava persona veramente. I premiati in occasione di questo... Quest'anno come premi abbiamo le diverse categorie, come al solito, vuol dire la sezione dedicata ai giornalisti, quella dedicata agli atleti e quella dedicata agli amici dell'associazione, quelli che in pratica ci aiutano a realizzare questo evento e altre cose durante l'anno. E i giornalisti sono una testata, la provincia Cappella, lo dico per prima, anche perché tu sei un appartenente, uno facente parte della provincia Cappella. Marco Civoli, il grande Marco Civoli, è giornalista Rai, e infatti sulla locandina, che poi avremo modo di farti vedere, abbiamo scritto "Il cielo è azzurro sopra Berlino", la frase che lui ha coniato prendendo spunto dal film di Wim Wenders "Il cielo sopra Berlino", il giorno in cui abbiamo vinto i mondiali. Ha chiuso la telecronaca dicendo... 1982? No, nel 2006, mondiali a Berlino. Nell'82 l'abbiamo vinto in Spagna. E c'era ancora Franco. Nel 2006 abbiamo vinto a Berlino, il cielo azzurro sopra Berlino, e noi nella locandina abbiamo aggiunto "e a Crotone è sempre più blu". E i successi non sono mancati. No, assolutamente. Poi Fabrizio Ruggero, per quanto concerne lo sport, la società EK Crotone, che ha vinto il campionato. Il campionato, non solo, anche la Coppa Calabria, mai una squadra crotonese aveva vinto la Coppa Calabria di categoria. E poi c'è il surf casting, che sarebbe una disciplina della pesca sportiva. Quindi questi tre premi per quanto concerne lo sport. Per quanto concerne invece gli amici dell'associazione, premiamo addirittura l'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri. Voglio salutare e ringraziare la dottoressa Gisella Parisi, la dirigente, che in pratica collabora con l'associazione. Naturalmente poi durante la serata ringrazieremo anche tutti coloro che ci danno una mano durante l'anno. Quindi l'Istituto Comprensivo Alfieri sarà anche presente, ci saranno i bambini che avranno modo di allietare con dei brani musicali la serata. E poi abbiamo detto che c'è un altro premiato per quanto concerne la categoria amici dell'associazione, che sarebbe il grande e mitico Franco Monea. La sua arte floreale, Franco Monea, collabora con noi da una vita. E questo per quanto riguarda, diciamo, propedeutica alla premiazione, che sarà il giorno? Venerdì 10 alle ore 17:30-18, speriamo di iniziare per le 18, quindi venite per le 17:30, venerdì 10 nella sala consigliare del comune di Crotone. Grazie. Prego.